Il progetto della Ryder Cup 2022 a Roma è fondato su basi estremamente realistiche, lo ha detto il presidente della Federgolf Franco Chimenti nel corso di una conferenza stampa a Roma. L'Italia è interessata a mettere insieme alcune manifestazioni che coinvolgeranno moltissimi turisti a partire da un evento minore che è una tappa del campionato europeo di calcio, ma che può passare attraverso nel 2020, attraverso la Ryder Cup nel 2022, quindi proseguire con i mondiali di rugby nel 2023, soprattutto con le Olimpiadi del 2024 e che si concluderebbero con un evento mondiale non sportivo che nel 2025 il Giubileo. A questo punto le possibilità che la Ryder Cup si possa svolgere in Italia ci sono, sono abbastanza concrete, adesso bisognerà perfezionare il discorso, portarlo all'attenzione del Presidente del Consiglio che ne è già informato, supportarlo insieme al Presidente del CONI e poi vedrete che forse qualche novità importante ci sarà per il nostro Paese. Chimenti ha poi ricordato come la Ryder Cup possa rappresentare anche un importante volano per il turismo nella capitale. La Ryder Cup porta di solito 300.000 presenze nei 4 giorni, ma in una città come Roma potremmo parlare di 1 milione di turisti.